Sono molto emozionato, sono onorato di far parte di questa squadra, di questa società, con questa tifoseria meravigliosa. Darò tutto per questa squadra. Siamo in una situazione alla fine, come dicevo, in zona play-out, ma sono sicuro che comunque, vedendo la classifica, siamo tutte lì, quindi sono molto fiducioso, il gruppo mi ha accolto molto bene e sono molto contento anche dell'accoglienza del mister, sono onorato, posso essere solo che onorato di far parte di questa società. Io ho fatto dalla promozione fino al primo anno di Serie C il terzino, quindi diciamo che sono un terzino nato, ok? Poi quando c'era bisogno facevo il centrale, quando alla Giana c'era bisogno di che magari c'era squalificato un centrale, il mister dava fiducia a me perché sapeva che comunque me la cavo anche molto da centrale. Negli ultimi 2 anni il mister ha cambiato modulo giocando col 3-4-3. E ho fatto il terzo di sinistra appunto perché il mister voleva che spingessi comunque anche da centrale. Quindi sono un giocatore molto di spinta, mi piace spingere molto. E ovviamente, prima di tutto il difensore deve saper difendere. Quindi prima difendere, poi anche attaccare, perché no? Io sapevo che l'Avellino mi stava seguendo. Mi stava seguendo, so che poi sono venuti a vedermi contro la Cremonese, l'ultima partita che ho giocato, l'ultima partita con la Gian Erminio di domenica, vinta 2-1. Poi è successo che i miei procuratori mi hanno fatto sapere che mi volevano già da subito e diciamo che è successo tutto all'ultimo perché per una questione del presidente della Giana che ovviamente sono in zona playoff, quindi è stato un attimo lì a cedermi, non cedermi, non sapeva molto cosa fare, però un'opportunità del genere non capita sempre. Quindi anche io volevo venire qua fin da subito perché cioè, è un sogno che si realizza per me. Perché? Perché Avellino penso che sia la piazza giusta, penso che Avellino, non so, la tifoseria è una tifoseria che per me è da Serie A. La società è una società comunque molto rispettosa, mi piace. Poi, a dire la verità, se voglio metterla tutta, il verde è pure il mio colore preferito, quindi non posso che ringraziare poi per la fiducia che mi ha dato l'Avellino, che ho visto che mi volevano a tutti i costi, quindi diciamo, preferito anche fare questo passo e spero di dare una forte mano, un forte contributo a questo fantastico gruppo, perché il gruppo mi ha fatto veramente un grande effetto. Io sono fiducioso, cioè sono molto contento della fiducia che ho sentito da parte della società Avellino, quindi sono pronto a tutto. Mi metto in gioco fin da subito e darò tutto per questa maglietta sicuramente. Posso dire il top, non perché mi ha fatto un strano effetto, cioè proprio un allenatore che vuole veramente il meglio dalla squadra, cioè l'intensità che c'è, mi ha fatto un ottimo effetto veramente.